Carissimi amici della Pognatomia, oggi vi presento, diciamo, una vera chicca, perché me la sono aggiudicata un'asta online, non, diciamo, con poca fatica, ma questa è veramente una chicca, perché è veramente completo. Questo è un rasoio che è stato prodotto in Francia, un Gibbs. Spero che si veda bene. Rasoir regolabile e dal 37 al 50. Guardate in che condizioni che è. Questo è l'unico difetto che ha questo rasoio, che sembra nuovo, è questa leggera frattura nella bachelite rossa della plastica. A giudicare dal modello potrebbe essere anni 40, diciamo metà anni 40. Così mi hanno detto gli esperti. Rasoio completissimo, pulitissimo, e viene stato spedito con un contenitore portalamette usate. Guardate. Si infilano le lamette usate, poi qua c'è un tappo che poi si toglie. Le lamette che sono le Minx. Perché? Perché questo rasoio monta lamette un po' diverse da quelle che si utilizzano tutti i giorni, ma dovremmo adattare la nostra lametta. E vi farò vedere poi perché. Il rasoio, che avete già visto sulla pagina di Facebook, che è veramente perfetto. È veramente perfetto. Spero che questo autofocus renda giustizia, perché ecco, è veramente un gioiello. Non ha un difetto. Sembra un rasoio, purtroppo i limiti tecnici mi impediscono di farvi vedere la perfezione di questo oggetto, che sembra uscito dal negozio, dalla fabbrica che l'ha prodotto veramente ieri. Eccolo qua. Guardate la ghiera per regolarlo. Guardate la testa come è piatta. Guardate l'assenza di qualsiasi segno del tempo. Stiamo parlando di un oggetto di 70-80 anni fa. Come si smonta? Come si monta? Come si arma? Si toglie la parte sotto, metallo e bachelite, copri la lametta e corpo del rasoio, il gips regolabile. Ora vedete che questo rasoio ha un problema, che monta lame ad hoc. E vi faccio vedere, perché io non le uso le lame vintage, perché sono veramente molto vintage queste, quindi il rischio è anche, ecco, le coque, è quello di farsi anche magari un po' di ruggine. Io non mi fido, insomma. Poi magari non succede niente, però non mi fido. Queste lamette, ne scarto una, poi la rincarto perché le tengo per collezione, chiaramente. Hanno una differenza rispetto alle lamette tradizionali, ovvero che hanno questo, vedete? Questo solco, questo buco laterale, che va a inserirsi, mi scuso, in questi due perni. Vedete? Come si arma? I due perni che lo tengono bloccato, ma noi non possiamo farlo. Allora, utilizziamo questa lametta che avrà 80 anni, cosa che io sinceramente non sono molto dell'idea, oppure non possiamo fare altro che adattare una lametta moderna. E come l'adatto? L'adatto mettendoci. L'ho adattata mettendoci, l'ho già fatto, mettendo dentro la lama e spingendo, andando a rompere con i due perni la lametta stessa, con precisione però, colpo secco, pac, si rompe. L'ho fatto con questa bic francese, perché volevo fare un po' una cosa tutta francese. Ecco, vedete che è riuscita l'esperimento. La lama si è spezzata in maniera senza creare particolari danni, e armandolo
entra perfettamente nel nostro rasoio. Ecco qua. Rasoio che è perfettamente a posto. La lama è veramente molto esposta, ma soprattutto la testa è piatta, vedete? Quindi è un po' una tecnica da utilizzare molto aperta, probabilmente. Mettiamolo quindi sul livello alto per iniziare e procediamo con la rasatura. Qui sistemo soltanto le lamette, che sono quelle vintage. Questo è un gioiello, ovviamente lo userò oggi e basta, perché non è un rasoio chiaramente da utilizzare, è un rasoio da collezione. Però in queste condizioni veramente sono quelle cose che fanno piacere quando si trovano, no? La scatola, tutto francese, così. Mont Savon, che è un po' sapone da supermercato, in francese. Authentique, Beau Larrasin. A me piace, alcuni lo trovano insopportabile, a me piace, quando l'ho usato. Pennello, francese non c'è, però questo qua è Extro, Cosmesi Extro, no, no, si chiama la Francia. Questo è un Black Synth, è un sintetico nero. Allora, sciacquiamo un attimo il viso e procediamo con una rasatura vintage francese. Mettiamo un po' di prebarba francese, la Rasolini. Questo in realtà sarebbe una crema per la barba, ma in realtà io lo uso come prebarba, un po' di Rasolini. Ecco, la barba, come vedete, è di 4 giorni, quindi ci va. Poi con un rasoio così che io non conosco, sembra meglio preparare la pelle un po' prima, quindi un po' d'acqua, un po' di prebarba. Ecco qua. La Rasolin, che a me non convince come crema preparata, cioè che non usa il pennello, perché parola che non monta, ma come prebarba funziona molto bene. Ecco qua. Mettiamo le mani e andiamo con il nostro pennello a prelevare dalla bolla rasée il sapone necessario per la rasatura. D'acqua, questo pennello Extra Cosmesi con setola sintetica Zenith, fa un ottimo lavoro. Il sapone monta bene in viso anche. Lo voglio un po' più liquido però. Ecco qua, sciacquiamo le mani e procediamo con la rasatura, quindi andiamo di pelo. Gibbs Rasoir Réglable, anni 40, lametta Bic, Chrome, C'est tout français.
Ecco, l'angolo confermo che deve essere abbastanza aperto, c'è il mio cane che abbaia per la gioia dei vicini. Mia moglie lo fa tacere. Lo spero. È terribile. Perché senti i cani maschi e lui è maschio alfa, eh. Ecco qua. Cani maschi vogliono comandare il quartiere. Comunque, torniamo alla rasatura. Ecco qua. Ma allora, con questa lama Chrome, cos'è Chrome? Sì, vediamo un po' il micro più, se è platino, per Chrome, sì. Una Bic, il rasoio va bene, scorre bene, la modifica non ha inficiato l'efficacia della lama, anzi, semplicemente gli ha fatto a casa due solchi laterali per poter essere armata. Il pelo è bello andato. Ok, andiamo a sciacquare il rasoio e il viso con l'acqua calda quando verrà mai caldo, quest'altro. Prendiamo ancora un po' di sapone. Piace questo nuovo sapone. Molti contestano. Io ho letto dei commenti negativi. Devo dire che chiaro, un sapone da solo al mercato, non è male, eh. Sia come profumazione, che non è banale, non è una profumazione banale. Ripeto, non è chiaramente un sapone di lusso, però non è banale, sia come protezione. Guardate come monta bene, guardate come. Ok, adesso sciacquiamo la mano e qui io direi di regolarlo sul 2 per il pelo obliquo. Ecco, noto subito che è bastato scalare i due punti per addolcirlo molto. Però canta bene, morde, eh? Mordicchia. Non è un rosario facile. È progettato in maniera molto efficace.
con una lama che nonostante la regolazione più bassa aggrappa e morde, grazie alla sua esposizione. Ecco qua, per obliquo andato, rifiniamo un po' qua. Contropela. Sciacquiamo la rasoio. Diamo un'ultima passata di... Si sente la lama sul viso, eh? Veloce e saponato, regoliamo ancora più basso e facciamo il contropelo. Scorrevole. Nonostante il fatto che sia regolato molto basso qui, sentite come gratta ancora. E non c'è più niente, sta andando in profondità. Questo è un rasoio al quale va portato rispetto, se no punisce. Necessita di una buona mano. Sciacquiamo. Ok, direi che siamo a posto. Allora, per rimanere in Francia facciamo un buon Christian Dior, Fahrenheit, un classico. Aftershave. Lotion après-rasage. Grande classico Fahrenheit. Bene, che dire, siamo stati abbastanza lunghi. Adesso io qua aggiusto l'armamentario. Il rasoio è chiaramente molto efficace, è chiaramente un gioiello da usare con parsimonia, cioè nel senso che non si usa tutti i giorni. Adesso andiamo a togliere la lama, ecco qua, e la rimettiamo nel cimitero delle lamette. E chiaramente un rasoio eccezionale, insomma un pezzo unico nel senso importante. E ci tengo a presentarvelo, il fuoco va, viene, vabbè. E niente, vabbè. Vi saluto, vi ringrazio, abbiamo già perso quasi 20 minuti, è una rasatura un po' lunga, però effettivamente la prima volta che usavo questo rasoio ho dovuto prendere le misure, quindi mi capirete. Qua il fuoco ormai è andato, prima o poi cambierò telefono. Perché se no qui la telecamera deve essere andata un po' a... Vabbè, vi ringrazio a tutti e continuate a seguirmi, insomma, se qualche volta faccio qualche video un po' così, perdonatemi. Buona giornata, buona domenica e buona brava a tutti.